Si chiama Factotum ed è il nome della nuova piattaforma per la gestione della segnalazione di intervento degli edifici scolastici e dei lavori che ne conseguono, che è stata messa a punto dalla città metropolitana di Torino. È stata presentata oggi alle scuole durante un incontro dell'auditorium di Corso Inghilterra, introdotto dai saluti del vice sindaco Marco Marocco e del nuovo consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco. La città metropolitana continua a investire nell'informatizzazione dei processi del proprio ente. È un fattore strategico per città metropolitana perché significa liberare risorse, liberare persone, alleggerendo anche l'attività non soltanto all'interno ma anche all'esterno. Quindi la comunicazione tra quello che sono i presidi, quello che sono le realtà scolastiche e il nostro ente. Prenderà il posto del sistema SigmaNet, utilizzato fin dal 1999 dai dirigenti scolastici e dalle scuole superiori per segnalare i problemi di manutenzione dell'edilizia scolastica. Factotum è una piattaforma web più aggiornata e dotata di numerose applicazioni aggiuntive, che consegue di rispettare il regolamento europeo sulla privacy in quanto prevede l'accesso con credenziali SPID. Accanto alle storiche funzioni di SigmaNet, come la segnalazione della necessità di intervento, la gestione delle comunicazioni con i tecnici di riferimento e l'invio dell'ordine alle ditte incaricate, il nuovo sistema, dotato di un'interfaccia semplice e intuitiva, permetterà per esempio di associare ogni edificio alla planimetria su cui individuare le zone di intervento, cosa che abbrevierà ulteriormente i tempi di diagnosi e dell'intervento. Che cosa Factotum migliora il suo antenato, diciamo, SigmaNet? Soprattutto nel fatto che ha tutta una serie di attività potenzialmente attivabili che consentono di migliorare lo scambio di informazioni tra le scuole e i tecnici della città metropolitana che gestiscono gli interventi. Nel corso degli anni, quindi io che sono nella scuola dal 98 fino ad oggi, la comunicazione è stata fondamentale con i vari sistemi che si sono succeduti, i vari dirigenti, perché chiaramente se uno non comunica, non fa capire le situazioni, le esigenze che ci sono, diventa difficile poi risolvere. Devo dire che nel corso degli anni c'è stata una collaborazione puntuale per tutte le cose che la scuola, in questo caso il liceo dove io attualmente lavoro, ha richiesto da parte, e quindi questi interventi da parte della città, ora città metropolitana, ex provincia di Torino.